Brian, oggi una doppietta importantissima per dare ancora un po' di speranza ai tifosi e alla società di poter disputare questi playoff. Un gol di rapina sulla respinta del portiere e uno un po' più di potenza. L'avevamo detto, sei stato meglio fisicamente e i gol stanno cominciando ad arrivare. Sì, siamo contenti perché oggi sembrava facile, ma era una partita molto, ma molto difficile, soprattutto per il campo, che era veramente difficile giocare a pallone. Però, ti ho detto, sono contento già da diverse giornate che sto meglio, sto passando questo problema della pubalgia e i risultati si vedono, dai, per me e anche per la squadra. Nel primo tempo c'è stato veramente una sorta di blackout, siete stati praticamente innocui, c'è stato solo un colpo di testa di Amico che fortunosamente è stato respinto con la testa da un difensore, non se n'era neanche accorto questo difensore, probabilmente che la palla gli arrivasse addosso. Come lo spieghi questa cosa? Mi sembra che dal punto di vista dell'intensità nel primo tempo vi hanno messo sotto. Eh sì, loro magari avevano voglia anche di mettersi in mostra, noi potevamo far meglio, siamo entrati in campo magari non sottovalutando, però già con l'idea di dover vincere per forza e questa cosa ci ha fatto giocare male. Poi ti ho detto, il campo, noi siamo abituati a giocare a calcio, però dobbiamo adattarci. Però alla fine, il secondo tempo abbiamo reagito e l'importante era vincere oggi. Non c'è stata secondo te un pochettino di sottovalutazione, probabilmente anche inconscia? Magari, cioè, noi non l'abbiamo sottovalutato perché abbiamo lavorato tutta la settimana con il mister al 100% e non abbiamo lasciato nulla al caso, però magari inconsciamente ci sta che non vuoi per la classifica loro, per tante cose non è stata una partita, cioè non l'abbiamo interpretata al meglio. Ti ripeto, il primo tempo è stato così e così, ci siamo rifatti però. Domenica prossima c'è una partita particolare per l'importanza, la Massese deve vincere sicuramente, e particolare oltremodo per quello che è successo lo scorso anno, per la vicinanza delle due società, e poi diciamo che devi ancora rimpinguare la tua classifica, devi aumentare ancora il tuo numero di reti. Cosa ti auguri per la settimana prossima, per la gara prossima interna contro la Real Forte Querceta a Massa? La domenica è una partita bella, soprattutto perché giochiamo in casa, cioè importantissima per la classifica. È bella anche per proprio le due squadre, quindi sarà una battaglia. Io con i miei compagni cercheremo in settimana di lavorare al massimo come stiamo facendo, e poi il lavoro secondo me pagherà sempre. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.